Sindaco Chiappo, in qualità di vicepresidente di ANCI Liguria, lei è presente oggi a Genova per incontrare l'assessore Gianni Berrino. Quali le problematiche evidenziate? Noi abbiamo intanto seguito quello che sono le idee di Berrino per quanto riguarda il fatto di mettere il più possibile a puntino il discorso turistico e logistico, quindi treni in più, per collegare questa nostra Liguria da Ponente a Levante. È venuta fuori una problematica relativa ai francesi, che sono un grosso flusso turistico e che però si riversano pesantemente su Genova e sulle Cinque Terre, quindi c'era necessità di fare questo incontro a cui hanno partecipato tutte le categorie alberghiere e dove sono venuti fuori un po' di problemi in generale che abbiamo affrontato e che secondo me dovranno avere una spinta un po' più pesante nel prossimo futuro. Un esempio per tutti è il fatto che Berrino ha detto che sì, sarebbero collegate le stazioni di Imperia, Andorra e Viano Marina, che era un problema, su tutti i treni che dovevano passare nella giornata, cosa che noi non abbiamo adesso e che arriverà presto. In seconda battuta abbiamo preso un pochino la palla al balzo dicendo che è necessario in questo momento, più che tante altre cose, il raddoppio della ferrovia, che è già stato programmato. Io mi ricordo che l'allora ministro Lupi disse che c'erano già anche i soldi per il raddoppio di Andorra fino alle Ligure, e quindi completiamo questa nostra ferrovia a doppio binario da Genova fino a Ventimiglia, che sarebbe una grande cosa. Mi pare che questi siano gli argomenti più importanti che sono usciti fuori, insomma. Ecco, ritiene la risposta della regione positiva nel complesso? Diciamo che loro si danno da fare, non si stanno a guardare, e mi pare che la spinta sia quella giusta. Le associazioni hanno fatto presente cosa era necessario, magari anche altri argomenti che sono usciti qui e là, col fatto dell'acqua nel Ponente Ligure, va bene tutto, insomma, questo... Questa disgrazia enorme, perché poi si disgrazia, si parla, dà vita anche a delle riflessioni che erano rimaste assopite o erano nei cassetti. Mi pare che possa essere un primo momento da giudicare in maniera positiva. Io ho detto, ad esempio, che sarebbe l'ora, comunque, come succede per il meteo, che si dice sempre che nella nostra provincia piove, non piove mai, e si dica anche che le autostrade, come oggi traspare da due articoli sulla stampa, non si dica che le nostre autostrade non sono praticabili o efficienti, soprattutto da organi importanti dello Stato. È successo questo problema a Genova, tra parentesi c'è chi dice che si sapeva che poteva succedere, ma io ho sentito i dirigenti delle autostrade nel nostro Ponente Ligure, noi non abbiamo di che preoccuparci, ma se qualcuno poi a grandi livelli dice che ci possono essere dei problemi, mettiamo e facciamo dell'allarmismo becero, che ci potrebbe portare dei seri problemi poi a livello turistico.